una donna molto grintosa che oltre ad essere molto sensibile ai problemi ambientali, perché anche lei è di Legambiente, è stata di Legambiente, però ha in questo momento anche un ruolo nell'istituzione della nostra regione, dove noi caleremo su di lei tutte queste nostre richieste e perplessità, e penso proprio che oltre che per la SIOT la nostra zona dovrà attivarsi proprio a chiedere novità su queste cose, sia nel nostro piccolo comune, ma anche appunto a questo punto dovremo aprire a tutta la regione, perché io penso, e devo dire la verità, che forse noi siamo ancora più addormentati di quanto il Veneto era, quindi dovremmo cominciare a marciare in tal senso. Quindi diamo la palla a Serena, che ha sentito, ha preso atto, vedremo ancora quali saranno i dati e speriamo appunto di poter pensare a un futuro dove ci sarà un'attenzione, ma anche soprattutto un'idea per toglierci di dosso queste sostanze. Allora, io mi prendo pochi minuti, spero che chi comincia con pochi minuti è rovinato, però siccome Tiziana ha detto il tempo l'abbiamo che do a disposizione non è tantissimo, però io sinceramente sono stata felicissima di aver ascoltato nel dettaglio la relazione di Cristina, che non ha fatto una relazione politica sui FAS, ma ha fatto una relazione tecnica calata nella politica. Grazie. E di questo io la ringrazio. Grazie. Tantissimo, perché credo che questa sia la reale definizione di quello che tu hai fatto. E troppe volte si dice ma la politica non può fare niente, no? Il tecnico dice una cosa, il politico dice un'altra. No, non è vero, non è vero, è tutto molto, molto legato. E anzi, scusate, adesso faccio immediatamente lo spot elettorale, perché io voterò Cristina. Guarda, grazie, sono grata di questa cosa. E le dico anche, perché noi all'epoca non ci conoscevamo, quando ero vicepresidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera, avevo presentato subito dopo, quando c'è stato lo scandalo a giugno del 2017, ho presentato immediatamente una interrogazione question time in commissione per evidenziare la problematica. Da questa interrogazione è scaturita una risoluzione che vi cito soltanto alcuni piccoli pezzi, giusto per far capire che cosa vuol dire uno essere dentro l'istituzione e fare emergere le problematiche il giorno dopo che c'è una evidenza scientifica, una denuncia da parte dei NOE e che i giornali lo rappresentano. Noi abbiamo il compito fondamentale di fare sindacato ispettivo e quindi rilevare le problematiche, portarle all'interno delle istituzioni, ma anche se siamo all'opposizione possiamo anche fare delle proposte. Delle proposte che chi è in maggioranza può raccoglierle e farle sue. Quando prima tu hai detto la Lega, io spero che si accorga presto, perché l'acqua la beviamo noi come la bevono loro. Guarda un po' che l'acqua e l'aria di inquinamento sono la cosa più democratica che esiste sulla faccia della terra. E che la salute, La salute un po' meno, hai ragione, molto meno. La salute un po' meno, purtroppo, e la sanità meno ancora. E voglio soltanto leggere un passaggio di questa risoluzione del 2017 proprio per far capire che non abbiamo dormito. Tanti dicono, ma le istituzioni, la politica, non c'è, no, attenzione, non c'è probabilmente chi è in maggioranza in quel momento, perché ha altre coperte tirate in altre direzioni. Questa è la verità. Quando io sento dire la politica non c'è, ci dimentichiamo che forse dobbiamo comunicarvi che chi ha il boccino in mano in quel momento risponde ad altre logiche. Ma attenzione, perché guardate che quel passaggio di quel 2017 è un passaggio sostanziale. Leggo un pezzetto della risoluzione, giusto nell'incipit. 30 anni di ritardi e di silenzi, 30 anni di studi tenuti in un cassetto. Stiamo parlando di quella, di quei pallini rossi. Mentre la contaminazione da FAS si propagava nella falda acquifera del Veneto fino a raggiungere l'estensione mostruosa di oggi,
Oggi è il 2017 e dal 2017 ad oggi abbiamo visto dove siamo arrivati. La contaminazione è poi emersa nel 2013 in seguito a uno studio del CNR, perché non è vero che non c'è la ricerca, perché il CNR esiste. Qual è il vero problema? Che gli abbiamo tagliato brutalmente i fondi. E quando tu tagli i fondi a un istituto di ricerca, questo si trova così. Esattamente, scusate un piccolo passaggio, come stiamo facendo con la sanità pubblica. Se tu togli i fondi alla sanità pubblica, se chiudi gli ospedali, questi non ti possono curare. Quindi stiamo parlando di ere geologiche per quello che riguarda sui bacini fluviali, innescando l'emergenza sanitaria e ambientale in Veneto, dove le sostanze sono arrivate a interessare l'acqua potabile. In realtà anche in Lombardia erano già state evidenziate concentrazioni di PFAS. Adesso questo passaggio. Una relazione dei carabinieri del NOE di Treviso. I controllori, resa nota in data 14 giugno 2017 dal TGR Veneto, che poi è quella da cui è scaturita la mia interrogazione, questa risoluzione, e via avanti tutti gli studi e le denunce successive, e inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'epoca c'era Galletti, all'Istituto Superiore di Sanità degli Enti Locali, punta il dito contro Miteni. La fabbrica chimica incastonata tra le risorgive della Valle del Chianto che produce PFAS da quasi mezzo secolo, 50 anni. Secondo il NOE, in almeno 5 occasioni, nel 90, 96, 2004, 2008, 2009, la Miteni ha dato incarico a società di consulenza ambientale di verificare lo stato di inquinamento del suo sito industriale. Ma l'azienda, pur avendo l'obbligo giuridico di comunicare, questo è tutto virgolettato, è del noi, l'obbligo giuridico di comunicare agli enti competenti le risultanze emerse, continuano i carabinieri, sino ad oggi non ha mai trasmesso le citate indagini. Fin dal 1990, quindi, secondo la documentazione esaminata dagli investigatori, i consulenti dell'azienda avevano rilevato la contaminazione dei terreni e delle falde, dei benzotrifluoruri e in seguito da perfluoroottanoato di ammonio, cioè fuoco. Ma la condotta omissiva del gestore ha comportato che l'inquinamento da PFAS, prosegue il NOE, si propagasse nella falda a chilometri di distanza, provocando il deterioramento dell'ambiente, dell'ecosistema, nonché probabili ricadute sulla salute della popolazione residente, che per anni potrebbe aver assunto inconsapevolmente acqua contaminata. Qua chiudono le virgolette, se volete potete andare a leggervi tutta la risoluzione, ed è imbarazzante. Stiamo parlando del 2013, stiamo parlando di un eccezionale organo di controllo, qual è il NOE. Negli anni precedenti al 2017, come parlamentare, insieme a Ermete Realacci e insieme a Salvatore Lucillo, siamo riusciti con le unghie e con i denti a far approvare la legge sugli ecoreati. Allora, la legge sugli ecoreati, attenzione, è stata una legge che l'Italia ha atteso per 21 anni. Con una fatica immane siamo arrivati all'approvazione. Ma quando tu hai anche una buona legge, che tutto sommato la legge sugli ecoreati è una buona legge, ma non hai gli organi, a cui sono state tagliate le gambe, ma che te ne fai? Ma che te ne fai di una buona legge? Per me è un'ottima carta scritta. In questo caso le ARPA servono. In questo caso le ARPA. E arrivo oggi, della nostra regione. Nella nostra regione, una manciata di mesi fa, possiamo dire che qualche settimana alla fine, l'ARPA ha denunciato esplicitamente che in Friuli Venezia Giulia ci sono contaminazioni da PFAS. Il consigliere Osse ha fatto un'interrogazione alla quale non c'è stata data ancora risposta. Con Cristina abbiamo intenzione di presentare una mozione. Noi presentiamo,
quindi sono più efficaci, una mozione da cercare di calendarizzare quanto più presto possibile, che impegni chiaramente la Giunta. Allora, dire impegni chiaramente la Giunta, cosa vuol dire? Che nel nostro sistema elettorale vuol dire che la Giunta, che ha la penna in mano per arrivare alla risoluzione dei problemi, è l'unica in grado di poter fare le scelte chiare a favore dei cittadini. Ma quello che abbiamo letto un attimo fa, che il NOE ha fatto la denuncia, ma nessuno ha detto nulla. Che Miteli si è tenuta per sé tutte le indagini. Che la politica ha fatto l'orecchia da mercante per tanti anni. Questo ci fa capire che vogliamo l'economia circolare? L'economia circolare, ma ce l'abbiamo. Perché esiste già quello che tu butti nel mare, lo ritrovi nel piatto. E questa è economia circolare. Circolare. E di per sé. Per cui la parola economia è di per sé circolare. Ma circolare perché circola tutto. L'abbiamo visto prima. Allora, o noi diamo uno stop alla qualità della programmazione della produzione, o noi non ne usciremo. Quando ci dicono, ah Serena, ma tu vuoi tornare alla candela? No, io non voglio tornare alla candela. Perché i progetti sono nei cassetti da decenni e spesso accade che questi progetti e che queste soluzioni, anche queste trovate geniali che magari qualcuno ha, vengono acquistate spesso anche con denari abbastanza importanti, con milionate, purché questi brevetti non camminino. Perché questi brevetti non camminino? Perché il modello così come ce l'abbiamo adesso è un modello che dal punto di vista di Cettini è perfetto. E tutto sommato hanno fatto entrare anche noi dentro quell'ingranaggio. Perché chi di noi è disposto a rinunciare alla carta da forno quando fa la pizza? Chi è disposto a non avere una pentola antiaderente quando è a casa? Ma sono d'accordo, uno può anche farcela, ma riuscire a convincere anche solo il 20% della popolazione del primo mondo a fare questo, che sarebbe già una grandissima cosa, perché sposterebbe il lago della bilancia in una determinata direzione, perché guardate, il vero problema non è tanto la qualità del prodotto che viene prodotta e poi acquistata, ma è lo spostamento del consumatore. Se il 20% dei consumatori decidono di andare in un'altra direzione, la produzione andrà in un'altra direzione. Voi ve lo ricordate bene quando il CFC, l'olio di palma, cioè, il consumatore fa la differenza, il consumatore determina la produzione. E questo il produttore lo sa benissimo, ed è il motivo per cui induce la popolazione a determinati consumi. Noi dobbiamo andare in controtendenza. Possiamo fare ognuno la nostra parte, ognuno, perché anche soltanto la piccola goccia che l'individuo cittadino può fare la sua parte, ma noi come rappresentanti delle istituzioni possiamo fare molto di più della nostra parte. Abbiamo avuto un mandato istituzionale dai nostri cittadini, e attenzione, io quando parlo così non dico mai dai nostri elettori, perché io non rispondo soltanto agli elettori che hanno fatto la X sul nostro bollino e hanno messo il nostro nome a fianco, ma rispondiamo a tutti. E questo per me è fondamentale, ed è questo il senza vincolo di mandato, perché tanti dicono che il senza vincolo di mandato vuol dire non rispondere al proprio partito alle logiche del proprio partito. No, io devo rispondere ai programmi e ai progetti del mio partito, ma devo anche rispondere al cittadino che non mi ha votato, ma che chiede esattamente tutto quello che io ho inserito assieme alla compagine che mi ha fatto eleggere. Insieme dobbiamo dire che quello che abbiamo scritto è cosa buona e corretta. Quindi chiudo, mi ero ripromessa alle 7, sono le 7 e 2 minuti, chiudo dicendo che qui abbiamo due rappresentanti
delle istituzioni, diciamo pure la Tiziana Cimolino e ormai noi siamo in decadenza per dire la verità, sì, però, però loro in questo momento si stanno rimettendo a disposizione della cittadinanza come rappresentanti istituzionali. Io credo fermamente nelle loro capacità, in quello che loro stanno facendo e se posso sento veramente una filiera corta tra noi tre e siamo coese nel portare avanti ognuna nella propria istituzione queste tematiche. Bravissimo.